Cosa c'ha un nonno? Non avevi smesso di fumare, mascalzone? Ho riniziato. Brava. E tu cosa dici di questa importante gara? È bella. Sono contento. Sì. Io è la prima volta che partecipo e mi sono trovato bene. Sono contento. Dillo quello che hai detto a me. Sì. Dillo. Vai, il commento dell'intervista, vai. Dillo. E quale commento? Che comunque è la prima volta proprio che partecipo a una maratona, perché ero... non è che corro, che faccio, quindi è la prima volta, proprio bello. Infatti, bisogna sempre farle queste cose. A me, io stavo trovando, ma non ho trovato mai niente, però adesso l'ho trovato. Bisogna fare di tutto, bisogna socializzare, certo. Bisogna sempre fare quello che si può fare, mettersi sempre alla prova. Socializzare è la prima cosa. Esatto. E poi fare le maratone. E poi sì, facciamo le maratone, sì. E poi le maratone, qual è la differenza? Certo. Si tratta di correre un po' di più, che cos'è? Qual è il problema? Si tratta di correre leggermente di più. Tu la prossima volta, se ci andiamo in montagna, vieni. Forse sì, sai. Sarebbe ora che ti dessi una mossa, tu capito? Vabbè. Di dedicarti solo alle bestie. Alle bestie, le hai filmate le bestie? Le bestie, eccole qui. Bestie. Tanto Nerone, vai! Nerone! Nerone, dai, Nerone! Io ti chiamerei Nerone. Nerino. Nerone! Io ti chiamerei Nerino. Ehi, che fai? Come vai? Ma che non vedi Caio? Non vedi niente? Sono amici loro? Sì. Nerone e Caio sono amici? Sì, amicissimi. Va bene. E qui questi attrezzi qui bisogna, ci vuole un po' per smontarli, immagino. La posizione basta, non può camminare. Questa è meglio. Questa è la prima. Vabbè, io ora se puoi pensarlo puoi farlo. Giustissimo. Sì, qualcuno allora mi può pensare di tenere il cane. Grazie. Io vado a prendere la macchina. Io vedete l'aspiratore? A mezzogiorno iniziava, che sono? Non fate Carola, ti sei divertita tu? Somma. Allora, io vado a prendere la macchina. Laura, che l'avevo data a te la memoria della laurea? Oh, il fatto! Il fatto, a chi l'ho dato? Questa è roba mia. E allora 1:13:45 Parigi vorrei prendere una ultima SRL, visto che naturalmente è capitato nel massacrare tutti quelli che vanno sul reserve. Tommy! Da me. Tommy! La vittima preferita invece siamo un grande cavaliere, benvenuto a tutti questi ultimi atleti. Chi sono? Che gruppo è questo? È un gruppo per una malattia che si chiama SOD Italia, SOD, un'associazione per una malattia rara. Giustino Bonolucci, in splendidissima forma. Giustino Bonolucci, 75 anni, giusto? 75 anni, grande Giustino. 1:14, allora vi ricordiamo ancora una volta stasera su Rai Sport 1 la differita ovviamente della corsa di Michele di oggi. Vi potrete vedere e cercare tra i
un grandissimo applauso a questi amici che stanno andando in linea del campionato. Siamo a Palermo, quindi davvero finalmente una terra benedetta dal sole, non avveniva veramente da diverse edizioni, e non resta mai veramente che aspettare il risultato di campionato. Il tornamento è grandioso, è vero, proviamo a ricordare Michi e Milena della Team di Estero, sono loro gli artisti di questi tanti successi in tutta Italia, sono loro che sono tanti ammazzati e molta passione. Vediamo se tutti i campanelli ci sono. 4.591. Però giustamente il niente aspetta 4.620. Sono qui che mancano 30, vediamo se possiamo dirlo in diretta, è possibile perché ci sono alcuni pettorali non competitivi, quindi sì, ma non c'è problema perché il TDS certifica in tempo reale quello che sta accadendo. Questo sarà il nostro per ricordare a tutti gli amici che potrete subito collegandomi su ids.live.com avere il vostro breve tempo della corsa di Miguel 2014. Dunque ci siamo, Michi e componenti di ids di Nera K, ci siamo a raccontare in diretta il 4.622. Vediamo se la qualche secondo ancora qualche altro appena lo sguardo la versione, ormai ci siamo quasi insieme, fino a sfumare per il secco di raddoppiatele a colui che sarà il numero 4.622. Attenzione, è così. Ancora alcuni pettorali per superare questo record che ormai vediamo verrà battuto davvero quest'anno. Non abbiamo detto che si fa di altre al momento sono l'urgenza, il presidente della Footwork, cioè la dirigente della Footwork, con l'urgenza della Footwork. Anni Revolution, questa sera domani San Giorgio per la Samariana, completamente Fausto Giuliani. Fausto Giuliani, non c'è un'ambulanza, sono fuori, ha preso con urgenza nei pressi del chiamato, l'ha preso con urgenza Fausto Giuliani, è un urgente della Rami Revolution, sono attesi con urgenza nei pressi dell'arco di arrivo. Ripete, Fausto Giuliani, è un dirigente della Rami Revolution, sono attesi via di Radio Tradotto, parliamo degli attivati, Tradotto del Tetto.
Bene, si susseguono gli arrivi, ormai il tempo sì, ma conta, ma non tanto, è il tempo meteorologico. È una bella giornata, noi vi ringraziamo, non ci stancheremo mai di ringraziarvi, anche i ringraziamenti è una grande emozione, i messaggeri della Corsa di Miguel avete consegnato al mondo intero la Corsa di Miguel, si conferma la 10 km più partecipata in assoluto di tutti i tempi in Italia. La Corsa di Miguel è stata il primo a giungere il progetto abbiamo riconosciuto tra il gruppo del Fogliato Filippide e un magnifico Alberto. Con la comunicazione di servizio c'è una macchina che sta in tasato uscita, la macchina di testa per voi, la macchina di testa che deve essere rimossa perché è stato il passaggio dell'ambulanza in uscita, quindi per favore. Sanitaria e pregando gli amici dell'assistenza sanitaria di andare all'ingresso dell'impianto Pietro Mennea perché è necessario un grande intervento, così come ci viene segnalato precisamente gli amici dell'assistenza sanitaria sono pregati di fare un salto nei pressi dell'ingresso del Pietro Mennea, grazie. Niccolò! Che fai? Danilo Cosimani. Che hai rigirato di nuovo? Prime. Hai girato di nuovo? Di nonne. Angela Rivicella, Antonina Petrozio, Alessandro Aperta, Paola Sampatoni, Eva Rosiese, Paola Patta, Michela Pietro, Lucia Pierozzi, Francesca Cilotti, Federica Montalanti, Antonietta Dolci, Antonella Paiola, Romina Pellegrinetti, Chiara Cruzani, Gabriela Sartievic, Valentina Ferrari, Elvira Fremaglian, Arianna Di Pardo, Luisa Benita e Monica Sperosi sono ascesi nello spazio di radiazioni. La giornata di radiazione avverrà tra i tempi da mai. La cosa di Miguel è sempre di casa. La corsa di Miguel con il cuore di Capitolano. Sì, la corsa di Miguel è già arrivata a scuola in autunno con degli incontri proprio sul tema della lotta al fascismo e poi in febbraio e in marzo avremo lo staffettone in Villa di Miguel, quindi a tutte le scuole le invito ancora una volta a esserci perché non vogliamo diventare una sorta di domenica morti e fuggi, ma dobbiamo cercare di stabilire un contatto un po' con il popolo di Miguel, oggi per trovare successo non solo della corsa ma anche dello strafascismo lo dimostra ampiamente, ci sono tanti personaggi, tra l'altro io volevo qui Nicolò Pagani che è il campione del mondo junior di canottaggio che si è cimentato su questa, in questo campo che non è il suo, ma sappiamo che la tecnica è sicuramente una base per la preparazione del canottaggio e quindi non è una sorpresa. Io voglio ringraziare tutti, naturalmente è stato un esperimento, però credo che sia un esperimento riuscito in questo stadio, in questo palcoscenico magnifico che porta il nome del grande Pietro Mennea. Allora Nicolò Pagano, Dan Pagano, canottiere romano dell'antica dell'epoca, campione del mondo junior, che campione europeo della quattro con. In Tevere ce l'avevi a un passo, no, dunque ti sentivi in casa lo stesso. Sì, soprattutto perché noi facciamo, cioè, aderiremo già sempre a questa gara, sono ormai 3 anni che io partecipo, andando anche a quando sarà l'edizione all'Aquila per i votati. Quindi comunque posso dire che sono molto affezionato a questa gara. Un canottiere, un quattro con, la corsa sembra uno sport, una specialità lontanissima, ma invece è propedeutica alla vostra specialità. Certo, comunque la corsa allena molto il cuore, che è la base fondamentale del canottaggio e non si scorda.
Il prossimo impegno di Nicolò Pagani, l'azzurro Nicolò Pagani. I prossimi impegni sono cercare di entrare alla nazionale maggiore, già la settimana avrò un raduno nazionale senior e cercherò di dare il massimo. Perché la tradizione italiana che è 4 seconda è grandiosa, vero? Per segnare. Benissimo, Nicolò Pagani, carrettiere romano della Tevere e Roma, campione del Treno, campione europeo e mondiale della 4 con Junior. Grazie di essere stato alla corsa di Miguel. Abbiamo visto che noi volevamo continuare un po' il discorso con la Repetizione, abbiamo visto il presidente della FIDE, Alfio Gioni. Abbiamo visto la deputata Laura Coccia e poi la moglie di Mennea, insomma l'attenzione in su una gara dove non ci sono treni in penale, non si sa, in categoria tutto è un problema comune che si dice che le gare dei passeggiatori escono quando ci sono i treni, ma forse la presentazione che abbiamo fatto dei treni, o comunque ci stiamo già prendendo. C'è uno spirito particolare, un'atmosfera particolare, io per esempio ho visto correre Gabriella Stamassoni, libera, ho visto correre Lucilla Merucci, la sua grande amica che anche lei oggi una dei terzi di questa associazione che loro hanno scelto, che d'altronde per noi è praticamente una sorella, un'associazione sorella, ecco. Per cui tutte queste presenze, diciamo, si fanno forza insieme e costruiscono una bellissima atmosfera, poi oggi facciata davvero da un cielo imprevisto e del suo più bello. E Lina Sanchez raccontava che Franco Papa, le bombe nel 76 e Miguel Sanchez. Sarebbe interessante, lui ha perso anche la gara di oggi, la Miguel di oggi, che Franco ci dà